Spazio FMG per l'architettura, Tigris, ceramica e fabbrica marmi e graniti inaugura la stagione 2014 con la mostra Architetture e architetti Lodigiano 1997-2012. La mostra, a cura di Luca Molinari, presenta 25 progetti realizzati sul territorio lodigiano. Alla serata, per parlare dell'architettura lodigiana, interverranno Alessandro Cordoni dell'Ordine degli Architetti di Lodi, Stefano Daniello di Archi Lodi e Angelo Micheli dello studio Michele De Lucchi. Allora, questo è un progetto di edilizia residenziale in cooperativa che è realizzato a Lodi e realizzato con delle particolarità innovative per Lodi per quando è stato costruito, in quanto era il primo intervento casa clima classe A realizzato a Lodi. Appunto, nell'ottica di realizzare un progetto di cooperativa, si è cercato quindi, oltre ad avere delle alte prestazioni dal punto di vista energetico, anche di avere un contenimento dei prezzi e in un certo senso anche si è cercato una ricerca tipologica tra virgolette nuova, nel senso che si è voluto sfruttare l'andamento del terreno che era degradante verso un parco cittadino per giocare con differenti quote, per cui è risultato che i piani nobili risultano essere due, uno al pian terreno e uno al primo piano, e a entrambi i piani si può accedere sia in maniera pedonale che anche in maniera veicolare. L'intervento della biblioteca di Lodi ci è piaciuto particolarmente come progetto, perché ci ha dato la possibilità di intervenire in una grande area e in una piccola città che ha la volontà di fare grandi cose. La biblioteca è dedicata sia agli adulti ma soprattutto ai bambini e questo ci ha fatto molto piacere, perché ci ha permesso anche di disegnare in questo contesto dei piccoli tavoli per i bambini, i quali vanno, giocano, si divertono, strappano tutte le pagine come se fosse un book da disegno, e questa è una delle cose più belle. Una seconda cosa molto bella dell'intervento è che siamo riusciti a ruotare l'ingresso principale dall'ingresso storico a un secondo ingresso che era considerato di servizio. Noi l'abbiamo portato lì per permettere sia alle persone normali, cioè che hanno la possibilità di entrare facilmente, ma soprattutto ai disabili, di non avere un ingresso a parte, quindi tutti devono entrare in un luogo pubblico e di cultura come la biblioteca allo stesso modo e non si devono trovare in difficoltà. Il leitmotiv di tutta la mostra è appunto questo, il festeggiare sia gli architetti sia l'ordine che hanno voluto rappresentare e venire in contatto con il territorio appunto tramite queste mostre. Prima di questo evento non c'erano stati momenti di contatto tra l'ordine, tra gli architetti e la popolazione, il territorio. Grazie a questi eventi invece abbiamo avuto un grande successo nella mostra di Lodi, speriamo si ripeta anche in questo frangente lo stesso successo di pubblico e di critica, per aver appunto aperto le porte dell'architettura non solo a una cerchia ristretta di professionisti e di persone specializzate, ma aver aperto l'architettura appunto a tutti, a tutta la popolazione, per poter far vedere che cosa fanno gli architetti lodigiani, come lo fanno, che idee hanno, cosa hanno realizzato e che cosa intendono fare. Segni e sogni, 15 anni di architettura lodigiana contemporanea, è un omaggio alla buona provincia italiana. Questa è una mostra prodotta dall'Ordine degli Architetti di Lodi, che si è presentata alla città coraggiosamente mostrando come l'architettura contemporanea possa cambiare in maniera discreta un contesto. Ci è sembrato importante portare questa esperienza piccola ma di qualità qui a Milano, qui da noi, per raccontare anche quella dimensione della provincia italiana che invece è importante supportare e far conoscere. Si tratta di opere pubbliche e private, è una selezione della selezione, perché la mostra originariamente era molto più grande. E si passa da grandi architetti come Michele De Lucchi, Mario Cucinella, Renzo Piano, a più giovani come Jarkko, che hanno lavorato in Palestina, a tanti giovani e medi professionisti, diciamo, della buona provincia che quotidianamente insistono e lavorano per mantenere un grado di qualità alta anche nelle piccole cose. Questo credo che sia un messaggio importante, perché non si vive solo di grandi opere, ma si vive soprattutto di piccola qualità diffusa nelle nostre città.